Turno infrasettimanale di Serie C con la giornata di domani che sarà di recupero della terza di ritorno, non disputata lo scorso 15 gennaio per l'emergenza epidemiologica. Pescara atteso dalla trasferta di Pesaro, la seconda delle tre consecutive, e con l'urgenza di ritrovare una vittoria che manca da tre gare. Un intervallo che sta compromettendo la rincorsa al terzo posto, tornato distante 7 punti, complici le ultime due vittorie del Cesena, e con una Entella quarta che ha 5 punti in più dopo il successo di ieri sul Siena. Un Pescara che non fa risultato e che non convince sotto il profilo del gioco e che rischia di perdere ulteriore terreno perché dopo la gara del Benelli ci sarà quella di Modena e questo Pescara non sembra in grado di ferire a domicilio la co-capolista. Mancherà Ferrari squalificato, il sostituto naturale Cernigoi stenta e allora Auteri potrebbe anche vagliare l'ipotesi di Dursi o Rauti centravanti. Il turnover potrebbe interessare anche elementi come Diambò, Zappella e Ianes che scalpitano per riavere una maglia da titolare. Sul fronte Vispesaro l'allenatore Banchini non potrà disporre degli squalificati a Quadro e Gucci, in mediana toccherà di nuovo a Coppola, in avanti De Respinis e Cannavò si candidano per una maglia. Squalificato Cusumano, da vagliare l'eventuale conferma di Lombardi nel ruolo nuovo di esterno mancino. Vispesaro che ha avuto un 2022 altalenante, 8 punti in 7 gare, ma reduce dalla buona gara di Cesena, persa alla fine, e desiderosa di mantenere l'attuale piazzamento playoff. Vigilia del match in casa Pescara contrassegnata da un nuovo round della vicenda plusvalenze, tornata in auge dopo il comunicato diramato ieri sera dalla Juventus circa la comunicazione di conclusione delle indagini notificata dalla Procura federale per il club bianconero e altre 10 società, tra cui il Pescara. Inchiesta sportiva che prende in considerazione l'articolo 31,1 del Codice di Giustizia Sportiva circa violazioni gestionali ed economiche punibili con ammenda più difficile. E gli articoli 4 e 6 del CGS rispettivamente sul rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità e sulla responsabilità delle società e dei dirigenti che le rappresentano e le cui sanzioni hanno un ampio raggio a seconda della gravità dei fatti accertati. Da questo momento il Pescara e le altre società hanno 15 giorni di tempo per accedere agli atti, depositare le proprie memorie difensive o fare richiesta di essere ascoltati dalla Procura, la quale in seguito deciderà se far scattare il deferimento davanti al Tribunale federale o se archiviare e chiudere il procedimento. Il presidente Sebastiani valuterà il da farsi con i legali della società, ma manifesta tranquillità sull'operato del club. Nel mirino della Procura sono finite plusvalenze effettuate nelle stagioni 18-19, 19-20 e 20-21 per valori che la Procura ritiene gonfiati al fine di, tra virgolette, aggiustare il bilancio e presentarlo in maniera migliore rispetto alla reale situazione. Tra le operazioni sospette, con la Juventus la cessione di Matteo Brunori e l'acquisizione di Edoardo Masciangelo, col Parma le cessioni di Brugman, Cipolletti, Macin, Martella, Napoletano, Palmucci e Pavone e le acquisizioni di Galano, Brunori, Daloia e Madonna.